Sicuramente la cosa più importante da subito era che ci fosse un passaggio che aiutasse a raccontare comunque il fatto che una vita poi venga così veramente interrotta da un momento all'altro. Quindi c'è assolutamente un prima e un dopo, una grande evoluzione, ci sono varie fasi nei costumi, perché appunto partiamo da un uomo di successo che ha un ambiente sociale intorno comunque ricco. Ci è stato chiesto di costruire un po' un Truman Show intorno al personaggio di Bernardo, ovvero di dare una percezione di questo mondo quasi idilliaco, quindi con dei colori pastello all'inizio del film, con delle fantasie quasi déco. Poi scoprire che questo era un po' una finzione e questo attraverso i colori è una cosa che si può fare molto, quindi per esempio c'è uno stacco enorme sia in scenografia che nei costumi, tra i colori per esempio del carcere. Mentre nel mondo di Bernardo prima i colori sono tutti luminosi, nel mondo del carcere sono tutti terrei, i tessuti sono molto più tramati e poi quando lui riesce gli rimane addosso questa visione. Potenzia ancora di più quel cambiamento attraverso i costumi.